Come nasce questo legame forte di Louis Goffier con l'Italia? Questo legame nasce da una forte amicizia tra François-Xavier Fabre, che era un pittore allievo di David a Parigi e che era nato a Montpellier, e lui aveva incontrato Louis Goffier all'Accademia di Francia a Roma, Via del Corso a Roma, e lui aveva incontrato Goffier, che era un po' più anziano di lui, perché Goffier è nato a Poitiers nel 1762, invece Fabre è nato a Montpellier 4 anni dopo. E allora per Fabre Goffier era un modello, perché lui era molto educato, era un allievo molto brillante molto serio dell'Accademia di Francia, e aveva un interesse molto forte per il paesaggio. C'era la Rivoluzione francese nel 1789, e Goffier aveva finito la pensione a Roma e lui doveva ritornare a Parigi, ma la situazione politica in questo momento era terribile. Dunque lui ha deciso di ritornare a Roma. Si è sposato con una giovane francese che stava a Roma in questo momento, e poi nel 1793 lui si è trasferito con la famiglia a Firenze. E lui ha cambiato suo stile, perché ha incontrato inglesi, aristocratici inglesi che facevano il Grand Tour dell'Italia in questo momento. E lui è divenuto un ritrattista molto ricercato. E lui ha sviluppato in Italia, in Toscana, il suo interesse per il paesaggio. E nel 1796, durante l'estate, ha visitato l'abbazia di Vallombrosa, che è molto Questa, famosa. una delle caratteristiche speciali di questa mostra è proprio di aver riunito per la prima volta, questa serie dei paesaggi di Vallombrosa. Esattamente, per la prima volta, perché questi stupendi paesaggi che voi vedete dietro di me, sono realizzati per un inglese che è ancora sconosciuto. E poi tutte le pitture hanno lasciato la Toscana per l'Inghilterra. E poi, dopo 2 secoli, la serie completa delle pitture è stata venduta a Londra, in Providence, proveniva da un'abbazia irlandese. E poi questa tela, anche questa, sono state comprate dal Museo di Filadelfia in America. E poi questa, che mostra la cascata del Vicano dietro l'abbazia di Vallombrosa, è stata comprata dal Museo di San Francisco. E l'ultima, che era ancora disponibile sul mercato d'arte, è stata comprata dal Musée Fabre di Montpellier nel 2008. Dunque, perché abbiamo il disegno preparatorio per questa tela stupenda, che mostra l'abbazia completa con le colline, con la foresta, che è incredibile. E poi si vede davanti l'abbazia giovani giocatori di pallone con preti. E questo è un momento che Goffier ha visto quando lui è arrivato all'abbazia in agosto
del 1796, lui ha visto questo spettacolo incredibile. E poi, quando è ritornato a Firenze, nel silenzio del suo studio, ha creato questo viaggio a Vallombrosa. L'arrivo, poi una passeggiata attraverso l'abbazia, la vista straordinaria sulla Valle dell'Arno con il mare Mediterraneo, le Alpi nel fondo, e poi si vede ancora Firenze in fondo. E poi quando l'ultima tela della serie che mostra The Departure. L'addio a Vallombrosa. L'addio a Vallombrosa. Questa è una giornata. Una giornata in Toscana alla fine del Settecento. E questo è un episodio straordinario perché Goffier ha fatto entrare nell'immaginario dell'Europa questo sito straordinario della Toscana. Dunque è veramente oggi Goffier è veramente un novatore, un pittore che è un po' un precursore, come si dice? Precursore della modernità, della modernità dell'Ottocento, dell'impressionismo, dell'école de Barbizon, di Corot, per esempio, perché Corot ha visitato l'Italia 30 anni. Più o meno 30 anni dopo Goffier. Ma Goffier è veramente è lui che sembra che semina qualcosa per l'epoca dopo dell'Ottocento.